gnocchi di zucca con solo 3 ingredienti. Hummus alla zucca. Una torta di zucca al cioccolato. Il fudge. Una mattonella cioccolatosissima. Parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, che è anche in tinta con la maggior parte delle mie unghie, che è, l'avete indovinato, la zucca. Condividerò con voi alcune ricette sia dolci che salate. Sì, perché la zucca si presta a preparazioni di ogni genere, super versatile, è un ortaggio super interessante anche dal punto di vista nutrizionale, in quanto è una fonte ricchissima di, potete immaginare, vitamina A, beta carotene, ma è anche ricca di ferro, potassio e calcio, ma soprattutto anche fibre, e questo lo notiamo molto spesso quando la zucca ci gonfia. Grazie zucca. Allora, andiamo al sodo. Come voi ben sapete, io prediligo la zucca castagnosa, che è la zucca delica, con l'interno di un particolare colore, l'esterno di questo particolare colore, questa è abbastanza castagnosa. E potete trovare il sito in cui vi descrivo i 10 passaggi, step importanti per selezionare la zucca castagnosa per eccellenza nel video che vi metto qui. E quando la trovo bella castagnosa, io la amo fatta al forno, quindi la taglio a tocchi, la butto in forno, la faccio cuocere e poi la mangio con cannella e burro di frutta secca, perché sa proprio di castagna, insomma, deliziosa. Però quando la zucca non è particolarmente castagnosa, quindi quando la buttate in forno rilascia un pochino di acqua, eccetera, ci sono altre preparazioni super gustose che si possono fare. Quindi passaggio 1 fondamentale è quello di creare la polpa di zucca. Potete buttare in forno una zucca intera e farla cuocere finché poi non la punzecchiate con uno stuzzichino e riuscite a forarla tutta, quindi è super morbida. Oppure se magari la comprate già tagliata a metà, togliete i semi, tagliatela a tocchi e buttatela in forno. Mi raccomando, i semi, soprattutto della zucca delica, potete salvarli. Toglieteli dalla polpa, lavateli per bene, lasciateli asciugare e poi buttateli in forno. Vi verranno i semi di zucca tostati come quelli del supermercato, però praticamente è gratis, quindi ci piace. Quindi una volta cotta in forno, raschiate la polpa e mettetela in un contenitore. Quello sarà la base di tutte le preparazioni che andremo a fare. Quindi io per le preparazioni dolci prediligo la zucca delica, mentre per le preparazioni salate in questo video utilizzo la zucca violina. Iniziamo con le preparazioni dolci. La prima ricetta che voglio condividere è il fudge. Praticamente è una mattonella cioccolatosissima, fatta con pochissimi ingredienti: purea di zucca, burro di frutta secca, cacao in polvere e farina di mandorle. Io ho utilizzato il burro di mandorle, quindi anche per dargli una nota più mandorlosa, insomma, cioccolato, zucca, mandorle, insomma. Mischiate tutto. Io in questo video lo faccio a mano, ma sarebbe meglio utilizzare il frullatore se ce l'avete, perché viene anche molto più morbida ed è molto più facile. Buttate tutto nel frullatore, mischiate tutto, versate su una leccarda foderata di carta da forno e buttate in forno. Tempi di cottura, forno statico sopra sotto, 180 gradi, almeno 25 minuti, però ovviamente controllatela. Io gli ho fatto fare 25 minuti da una parte, poi sono riuscita a girarla e gli ho fatto fare altri 10 minuti dall'altra per creare la crosticina sopra sotto. Tiratelo fuori dal forno, lasciatelo raffreddare e poi potete conservarlo in frigo per almeno 2-3 giorni. Altra ricetta è una torta di zucca al cioccolato. Zucca e cioccolato vanno di pari passo, non so se l'avete capito, mi piace un sacco. Se avete provato a fare il mio banana bread e la mia torta alle fragole, noterete che cambiano un pochino gli ingredienti iniziali, quindi la banana, le fragole e qui la zucca, ma poi essenzialmente la ricetta è sempre la stessa. In questa però vi consiglio vivamente di aggiungere del miele, se siete soliti farle senza zuccheri aggiunti, perché la zucca, a meno che non usiate proprio quella super dolce, super castagnosa,
non è poi dolcissima, quindi ha bisogno di un rinforzino. Io ho utilizzato del miele, ma potete utilizzare benissimo dello sciroppo d'agave o dello sciroppo d'acero, insomma, vari sciroppi che avete, o dello zucchero di cocco. Come per tutte le mie ricette, super semplice, buttate gli ingredienti secchi, buttate gli ingredienti liquidi, mescolate tutto, versate il composto in una tortiera e buttate in forno. 180 gradi, statico sopra sotto, finché non è cotto con lo stuzzichino, più o meno 25 minuti. Queste sono due idee di preparazioni dolci, ma ragazze potete veramente sbizzarrirvi, potete fare i pancake con la zucca, i biscotti con la zucca. Una volta che avete fatto la purea di zucca, poi davvero potete mischiare tutto, buttare in forno e vedere cosa esce. Di sicuro esce buono. Invece per le preparazioni salate, io utilizzo la zucca violina, quindi come nell'altro caso l'ho buttata in forno, questa volta tutta intera, e poi ho pelato la polpa. E poi probabilmente cercheranno anche il padre di questa casa. Avevi solo bisogno di un aiuto in più. Aiutami. Attenta la schiena. Dai. Perché non ci sono più bagnanti? Cosa ho fatto con questa zucca? Uno, ho fatto un hummus alla zucca. Gli ingredienti sono pochi e semplicissimi. Abbiamo ovviamente la purea di zucca, poi ho dei ceci che ho scolato e ho tenuto anche l'acqua in cui erano conservati, che è l'acqua fava. Praticamente questa nelle preparazioni vegane funziona come addensante. Poi elemento imprescindibile è la mia amatissima tahin e poi condimenti come pepe, sale, limone, andrebbe meglio del succo di limone fresco, ma non ce l'ho, e olio. Non esiste ricetta più facile, perché tutto ciò che bisogna fare è mettere gli ingredienti in un frullatore. Potete usare sia un mixer che un frullatore di immersione e frullare il tutto fino a che non si ottiene la consistenza che si desidera. Io vado ad occhio, ma praticamente molto semplicemente. Allora, prendiamo un po' di purea di zucca. Metto 2 cucchiai di acqua fava, un bel cucchiaione di tahin, sale, pepe, limone e un filo d'olio. E infine una manciata di ceci. Li metto alla fine perché ho il frullatore con le lame in fondo, così che essendo l'unica cosa solida li frulla subito. Ho messo poco di tutto perché man mano che si crea l'hummus lo vado ad assaggiare e ad aggiustare. E ora non ricordo neanche più come si usa. Ok. Dopo averla aggiustata di sapore e consistenza, questo è ciò che ottengo: un bel hummus, bello denso, a me piace così, da spalmare sui crostini, sui cracker, eccetera, perfetto per l'aperitivo, ma anche come condimento di una bowl, cioè proprio mettere una bella palla di hummus alla zucca sopra una bowl per fare tutto il condimento, eccetera. Basta, questa è pronta ragazzi, pronta per le vostre preparazioni, per le vostre ricette. Io adesso la metto dentro un contenitore, la tengo in frigo, diciamo che dura 2-3 giorni in frigo, non troppo perché comunque gli ingredienti sono freschi, e l'hummus alla zucca è fatto! Provatelo perché è veramente una bomba. Altra ricetta salata che si può fare con la purea di zucca sono gli gnocchi. Quindi abbiamo bisogno di purea di zucca, ovviamente, farina di avena e un uovo. Metto tutti gli ingredienti in una ciotola e piano piano li incorporo. Con
Come spezia nel mondo del salato, con la zucca ci sta benissimo la noce moscata, che io non ho, ma che se avete in dispensa vi consiglio assolutamente di aggiungere, perché zucca e noce moscata è la versione dolce di zucca cannella essenzialmente. Ok, allora continuate ad aggiungere farina finché non ottenete un impasto che si stacca dalle pareti e risulta bello denso e non troppo liquido. Farina sul piano e si comincia a lavorare di mano. Voilà, guardate che bel panetto che ho ottenuto. E adesso faccio gli gnocchi, quindi per farlo più facile faccio dei tipo vermicello, ok, poi con questo, tac, 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 olè! Guardate che bellezza, ma soprattutto quanto poco ci ho impiegato a farli, cioè veramente 10 minuti. Allora, il metodo che uso per cuocerli è un pochino alternativo slash zero sbatti, perché praticamente utilizzo solo una padella, quindi non devo consumare sia una pentola che una padella, insomma faccio tutto qua dentro e praticamente metto dell'acqua in una padella e poi li butto dentro, li distribuisco per bene, tazza, e copro con un coperchio. Come condimento per gli gnocchi qualcosa di molto molto basic, sto facendo cuocere dei pomodorini mettendo in padella dei pomodorini tagliati con olio e rosmarino e adesso piano piano sto facendo cuocere a fuoco basso con coperchio. Due padelline, ora l'acqua si è tutta assorbita e loro sono cotti. Condimento. E voilà! Gnocchi in padella. Wow! Gnocchi di zucca con solo 3 ingredienti serviti! Queste sono alcune idee di ricette che potete fare utilizzando la zucca e le varie zucche che esistono. Fatemi sapere le vostre ricette preferite con la zucca, fatemi sapere se provate alcune di queste ricette. Trovate tutte le ricette che vi ho proposto in questo video nel mio sito, nella sezione ricette, ovviamente, con le dosi, quando sono riuscita a pesare, scusate per l'hummus, sono andata veramente a caso, ma il bello del salato secondo me è proprio quello, cioè continuo a assaggiare. Invece il dolce è molto più schematico, hai delle dosi, delle quantità da rispettare. Vabbè, mi piace più il salato, si sa. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere, magari prendendo sempre un ingrediente centrale e vedere le sue varie declinazioni. Potrei farlo con il cavolfiore, che è un altro ortaggio super versatile che io amo profondamente. È quasi stagione. E basta. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona zucca a tutti! Ciao ciao!